Salve a tutti, cosa c'è di meglio di fare tesoro dell'esperienza altrui? E allora ecco che adesso vi spiegherò il significato del PECUP, perché è uscito già nel precedente concorso sia come domanda di quiz che come... In realtà nei precedenti concorsi come domanda di quiz e nell'ultimo concorso come quesito della prova scritta. Allora, per PECUP si intende il profilo educativo, culturale e professionale dello studente. Quindi sta l'acronimo di profilo educativo, culturale e professionale dello studente. E si riferisce in particolar modo al secondo ciclo di istruzione e formazione, che ha come riferimento unitario il profilo educativo. Tutto ciò è anche stabilito dal decreto legislativo del 17-10-2005. Cerchiamo di inserire sempre un minimo di legislazione. In ogni caso, il profilo educativo, culturale e professionale dello studente è finalizzato a crescita educativa, praticamente, se vi andate a leggere il decreto, c'è una ripetizione proprio della definizione: crescita educativa, culturale e professionale dello studente. Questo perché bisogna trasformare la molteplicità dei saperi dello studente, che vengono categorizzati in una marea di discipline, in un sapere unitario che comincia ad avere un senso ed è ricco di motivazioni. Se non avete chiaro e non avete in mente la correlazione tra scuola e motivazione, didattica e motivazione, ho fatto diversi video in merito e vi invito a vederveli per avere una visione più complessiva. Poi, che cosa dice il decreto? È finalizzato il PECUP allo sviluppo dell'autonoma capacità di giudizio. Sappiate, io mi riferisco soprattutto ai miei colleghi della scuola secondaria di secondo grado. Considerate che il PECUP è proprio caratterizzante i nostri studenti, quindi gli studenti della scuola superiore. In ultima analisi, il PECUP è finalizzato all'esercizio della responsabilità personale in ambito sia personale che sociale. Quindi responsabilità. Diciamo responsabilità e basta, quindi estesa a più ambiti. Ovviamente questo profilo è in relazione ed in continuità con il primo ciclo, quindi con la scuola secondaria di primo grado, e la dimensione trasversali ai differenti percorsi di istruzione e di formazione frequentati dello studente evidenziano che le conoscenze disciplinari e interdisciplinari, le conoscenze interdisciplinari, lo metto, scrivo solo interdisciplinarietà, è il saper fare, è il sapere e il saper fare. Lo troviamo spesso questo
questa parola, sapere, saper fare. Il sapere nasce dall'orientare le diverse conoscenze in un unico bagaglio culturale che quindi ci dà la caratteristica di sapere e quindi di intervenire con abilità operative apprese. E questo è fare in maniera consapevole. E che ci posso scrivere prima? Abilità operative. Quindi cerchiamo di unire, scusate per la scrittura, io confido sempre nel fatto che tutto quello che scrivo lo dico, ma non è vero il contrario. E quello che scrivo ha semplicemente il senso di dare maggior rilievo e importanza ad alcuni tratti, cioè io cerco di schematizzare in maniera simbolica, e in effetti questi sono veramente simboli perché a volte non si capiscono, dato che sono in live, non scrivo guardando la tastiera, e quindi per me è qualcosa di nuovo, perché io sempre, cioè il più delle volte ho scritto con una penna reale guardando ciò che scrivevo. Invece adesso guardo il monitor per non andare fuori le dimensioni, e quindi insomma ho questi limiti. Io penso, dai, che ditemi voi che ne pensate, volevo farvi un video specifico per questo argomento e magari non è in linea con gli altri video perché sicuramente sono di durata maggiori, però volevo insomma inserire anche questo aspetto per cercare ovviamente di dare una completezza sempre maggiore a questa serie di video. Io vi ringrazio e vi auguro buono studio.